Attenzione a non ammaccarlo troppo Pasquale Maione, perché pare che finalmente, come dicevamo l'altra volta, si sposa, quindi è meglio insomma che arrivi. Da un po' di tempo dice che si sposa, quindi dovrebbe essere una volta buona. Però voglio dire, pare che bene che arrivi buona. Bene, dico, che, perché sennò la signora poi potrebbe chiedere i danni, La futura signora. Si è rialzato Pasquale Maione, tutto a posto. È stato bravo nella circostanza a sfruttare quella palla vagante. Sporcic, Turković. Attenzione a Radovčić, Turković, Sporcic. Questo è un fallo. Fallo da dietro di Messina su Turković, 9 metri. Ha rischiato un po'. Turković. Giannocco adesso su Sporcic. Attenzione ancora. Qui al tentativo di Sporcic. Attenzione che Giannoccaro, l'arbitro mi sembra intenzionato a dare 2 minuti a Giannoccaro, eccolo qua. 2 minuti esclusione temporanea. Anche qui seconda esclusione per Giannoccaro. Cronometro molto bloccato in questa fase della partita. Interruzioni da una parte e dall'altra, perché è chiaro che adesso le due squadre stanno esprimendo il massimo sforzo per cercare di arrivare alla volata finale nella migliore posizione possibile. Al momento Fasano è avanti di 3. Turković, Sporcic e Arević che chiude. Comunque molto intraprendente Sporcic, gran palla a Pirker. Pirker para Fabio, para Fabio, ancora Fabio. Lui sicuramente finale di grande livello, quella di Vito Fovio, tutta la sua esperienza e classe finora. Sporcic per Radovčić, 7 metri. Si sta guardando con Messina. Ecco che rivediamo. Gli ha preso. Ha rischiato anche in questo caso. Non gli ha preso il tempo Messina, quindi con ginocchio. E ancora Turković, 7 metri. Turković contro. Non sbaglia. Fovio, la rete 21-19, più 2 per Fasano sempre. Non a rete, Dejan Turković. È mantenuta più o meno qui la gara in questo secondo tempo, con un vantaggio dei pugliesi oscillante tra le 2 e le 3 reti. Ancora può sfruttare la superiorità numerica Bolzano, ancora 45 sì. Secondi. Rubino, De Santis, Beharević. Attenzione a Berzic per Beharević, poi Rubino. Vuole la conclusione, Jurina. Non era semplice. L'intenzione di Rubino era di servire Costanzo all'ala, poi si è ritrovato su, ha cercato di tirare, ma Jurina è stato molto attento. Adesso ancora 20 secondi, superiorità numerica Bolzano. Ne deve approfittare per accorciare. Turković, c'è spazio, palla nell'angolo per Radovčić che se ne va, trova la rete. Trova la rete. Meno 1, prima rete del secondo tempo, quinta totale per Denis Radovčić, che insieme a Turković è un fantastico Focic del secondo tempo. Sì, elementi che Franco Bianco conosce bene, li ha allenati in nazionale. Sono due ragazzi eccezionali, sentono la partita e poi si gasano con questo, come del resto è Fovio e Maione, sono due persone che. Costanzo sta disputando anche lui una grandissima finale. Costanzo alla quinta segnatura. 22-20 per Fasano. Vedete che siamo lì, siamo lì, però ci sta avvicinando al punteggio dell'andata. Al 24-25 della prima gara, che aveva visto la vittoria di Bolzano. Qui un po'. E Turković che è stato sorpreso, è andato, ma secondo me ha ceduto le gambe a Rubino, eccolo qua, è rimasto, non si aspettava Vito il tiro. 22-21, decima rete per Dejan Turković. Tutto in equilibrio con l'attacco pugliese, avanti di una rete, Berzic, Rubino, Maione, ancora Rubino,
si avvicina, vuole la conclusione, sblocca anche lui, questo di rabbia Rubino, 23-21, prima rete per lui ma pesantissima. Ridman, stanno onorando nel migliore dei modi le due squadre con le forze a disposizione questa ultima gara della stagione, questo è un bel 2013-2014, qui il fallo su Inner Ebner, grandissimo movimento di Inner Ebner, adesso sono a, soprattutto io vedo Rubino che è stanchissimo, Inner Ebner sulle ginocchia e adesso gli ultimi 12 minuti e mezzo, chi ha più benzina in corpo riesce a portare a casa il risultato. Adesso Turković, energie fisiche ma energie anche mentali, tutto quello che c'è da dare adesso da parte delle due squadre. 23-22 per Fasano che è in attacco, undicesima rete è andata alla metà delle reti del Bolzano. 23-22, ancora un risultato favorevole a Bolzano, dovesse finire così. Rubino, Brzic per Rubino, palla nell'angolo, Costanzo, e stavolta Iuna para, era partito benissimo, attenzione dall'altra parte, la rete di Bolzano, 23-23, grandissima apertura di Davis Radovicic per Pirker, 23 pari, che partita. La festa della palla a mano italiana qui al Palacastainer. Time out ancora. Con il time out chiamato dal Fasano. Andiamo sulla panchina pugliese. Beh, se voleva la reazione era Fusina, l'ha trovata. Oh, ragazzi, questo è il momento di essere una squadra. Non possiamo, loro hanno fatto gol semplici. Abbiamo detto il destino è suo. Sempre vicini, sempre vicini. Vicini vuol dire che se il terzino sta attaccando, il primo sta qua. Vinciamo sto cazzo di primo sul terzino. In attacco, Bruno, attacca lì, attacca, giochiamo qua, non abbiamo giocato, ora è il momento di mettere in gioco di più lui. Ok? Oh, adesso è fatto! Ah, le intenzioni di Ancona sono giuste, però adesso conta tantissimo le energie rimaste in corpo a tutte e due le squadre, chi ne ha di più sicuramente in questi ultimi minuti porterà a casa, come ho detto prima, il risultato. Brzic, Brzic, Bearević, Brzic. Sicuramente adesso giocheranno più su Maione. Attenzione, sale Bearević. Fallo di Turković. Questo è un momento molto importante perché naturalmente adesso ogni pallone diventa molto pesante tra le mani dei giocatori. Brzic a cercare Maione, c'è stato un fallo, c'è il braccio adesso del passivo. Passivo, deve concludere Bearević, lo fa nel migliore dei modi, più uno, è ammazzata, 24-23, 12 metri, nulla da fare per Iurina. Diciamo che Fasano quantomeno ha annullato il gap del fatto numerico, perché ormai sarà superato, per cui anche una rete basterà alla squadra di Ancona, dovesse riuscire a vincere con una sola rete di scarto per giudicarsi il tricolore. Ricordiamo che l'andata 24-25 in favore di Bolzano. Pirker, Pirker ancora ne ha, grandissima energia, questi sono attacchi importantissimi. Kammerer con Messina che prende a uomo Sporcic. Ridman dentro per Kammerer, ancora Fovio, ragazzi. Fovio in attacco sempre Bolzano, naturalmente dovesse finire in parità sarebbe Bolzano a gioire. Ridman, Turković, è stato fallo su Turković, con le mani è andato addosso perché si è abbassato un po' Dejan, però forse sulla spalla, non so, il braccio di sinistro di
Rubino si è andato, no, tutto bene, dai, eccolo qua, infatti si chiariscono i due anche amici nazionali, quindi gioco forse, fermo ancora, è stato con il polso, l'ha toccato un po' a Dean, però è stato così. Un secondo tempo molto spezzettato. Kammerer pronto a far ripartire Bolzano, sotto di una rete la squadra di casa. Ci sono 9 minuti e mezzo. Adesso si soffre sia dalla parte dei tifosi pugliesi che dalla parte dei tifosi altoatesini. Sono momenti molto delicati e naturalmente, senza dirlo, le due panchine, c'è tantissima agitazione, stanno vivendo a modo loro. Ecco che Gloria Canassin ci fa vedere la parte riservata ai pugliesi. I due allenatori camminano nervosamente, anche concentrati a cercare la mossa giusta per chiudere la partita. Purtroppo non ci sarà la possibilità di assegnare due scudetti e dunque naturalmente, come sempre accade, ci sarà il giusto mix tra gioia e delusione. Attacco per Bolzano, Turković, Kammerer, Sporcic. Buona la difesa, grande penetrazione da parte di Sporcic, che ha eluso la difesa di Bearevic. È stato bravo Bearevic. Messina, fallo di piede, palla Sporcic, attenzione, si può andare Messina da solo contro gli Ungaretti, più 2, 25 a 23 per Fasano. Seconda rete per Messina, attenzione Bearevic a terra. È rimasto a terra Bearevic, ancora gioco fermo. La borsa del ghiaccio, evidentemente un colpo proprio. Comunque il Fasano ha già raggiunto le 25 reti, quindi si assegnerà sicuramente lo scudetto senza rigori. Tiro dunque di punizione per Bolzano, si rialza Bearevic, naturalmente giocatori che non vogliono lasciare il campo, vogliono giocarsi questi momenti importantissimi. Naturalmente si può solo immaginare quello che si sta vivendo anche a Fasano in diretta grazie alla Rai, a Rai Sport in questo momento. Anche lì ci sarà tanta emozione nel seguire la propria squadra. Passivo, attenzione a Sporcic, Bearevic, per tutti quelli che naturalmente non sono potuti venire qui a Bolzano. Attenzione, attacco ancora della squadra altoatesina, c'è il passivo, deve concludere Turković, parata di Fovio, si resta in attacco per Bolzano. Tiro velenosissimo da parte di Dean dentro per Kammerer, attenzione, può ripartire Costanzo, che se ne va Costanzo solo. Iurina si continua, vuole il fallo Costanzo, dice di no Iaconello, ha provato la girella Costanzo. Turković, poteva essere una rete molto, si lamenta molto... ancora Costanzo, ma il fallo c'era prima, però dopo lui non è andato a tirare, è andato a fare la virgola e Iurina era lì. 25 a 23 per Fasano, che è in difesa. Sporcic è andato a buttare il pallone in porta, ma c'è il tiro dai 7 metri. 7 metri per si lamenta Sporcic. Invasione di Sporcic, vabbè, ma era completamente dentro, eccolo qua. Col piede d'appoggio sinistro ha preso addirittura forza per tirare, quindi giusto 7 metri. Giusto i 7 metri, che qui. Turković. Momento. E adesso la palla scotta. Importante per Bolzano. 25 a 23 in favore della squadra pugliese. Turković contro Fovio. Lo sbaglia. Turković ha finora 12esima rete 100% per Turković. Da quella lì. Grandissima partita. Grande Dean Turković. Grandissima. Rubino. Bearevic. Attenzione a Barzic.
Berzic dentro per Maione. 9 metri, Maione non è riuscito ad alzare il braccio per tirare. Eccolo qua. Rubino. Berzic. Attenzione a Berzic, si incunea, viene fermato in maniera fallosa, c'è cioè il braccio del passivo, deve concludere Fasano. Quando si alza quel braccio dell'arbitro ci sono pochi secondi per la squadra per andare alla conclusione. Qui l'errore da parte di Bearevic. Bruttissima conclusione. Va da dentro per Birker. Parità 25-25. Diciamo che molto furbo Radovicic, ha rubato qualche metro e ha indirizzato la palla a Birker. L'accoppiata Radovicic-Birker ha profuso 2-3 contropiedi fulminanti. Parità, 5 minuti e mezzo. Da adesso in poi al... Costanzo trova una rete. Stessa rete, da adesso in poi. 26-25. Da adesso in poi ogni vantaggio di una rete è a favore di Fasano. Adesso ci sono solo due possibilità. Con Fasano che vince la partita anche di una sola rete, dall'altra parte invece Bolzano ha sia la vittoria che il pareggio a disposizione. Sì. Turković scivola. È infrazione di passi. Sfortunato qui Turković, però è una palla importante, siamo a meno di 5 minuti. Con Fasano che potrebbe andare a più 2, 26-25 per chi attacca. È un finale caldissimo, di grande emozione. Sarebbe pesantissimo, ricordando quello che avevamo detto prima, che al Fasano da adesso in poi basta una rete di vantaggio. Adesso l'arbitro chiama a pulire il campo. Fermo ancora il gioco che in questo secondo tempo ha avuto tantissime interruzioni. Naturalmente questo ci toglie gran parte dello spazio finale per poter testimoniare la festa di una delle due squadre. C'è naturalmente il prossimo evento che incombe, questo secondo tempo molto lento di fatto ci toglierà questa possibilità di vedere, di poter testimoniarvi anche la festa, ma è stato davvero un secondo tempo che è durato tanto proprio per le diverse interruzioni. Berzic, Rubino, Bearevic, Berzic dentro per Maione. Palla in attacco. Palla in attacco di Maione, Bolzano ha la possibilità di impattare. Attenzione qui, siamo a meno di 4. Ed è rete Turković. Ed è il migliore in campo. Turković. Tredicesima rete per lui. Parità 26-26, adesso è davvero incredibile perché ogni attacco, ogni situazione diventa fondamentale. Eh già. Rubino. Berzic. Gran movimento. Dentro per Maione. Gran movimento di Bruno Berzic che ha liberato Maione e in erebbene non ha potuto far altro che... Due minuti, sì. Esclusione temporanea che a questo punto è pesante per Bolzano. Lo vedete, il punteggio 26-26 con adesso inferiorità numerica qua di Bolzano. Assolutamente. Rientrerà praticamente quando mancherà un minuto e mezzo circa alla fine della partita in Rebner. E adesso c'è invece l'attacco, cioè il tiro dai 7 metri di tiro di punizione di Maione. Sì, 9 metri. Abbiamo visto come il pubblico di casa stia seguendo con tensione adesso, perché c'è questa situazione sicuramente favorevole a Fasano. Rubino. Questo è un attacco fondamentale. Volevano un'infrazione. Attacco Bearevic per Maione che viene chiuso. Non in ci tre sono spazi. Torna Maione su Bearevic. Ancora Berzic per Bearevic a cercare Costanzo. Costanzo. Dai, 7 metri. Attenzione ancora. C'è il
l'incontro ravvicinato tra Costanzo e Radomski. Ha tagliato, oltre a tagliare la strada, oltre a tagliare la strada dentro l'area, è stato fallo netto di Radomski su Costanzo, che oggi è migliore, anche uno dei migliori in campo insieme a gran rete di Beharevic. Diciamo più uno per Fasano. Diciamo di Costanzo, 6 reti per lui, rigore procurato in un momento importantissimo, e adesso questo è un attacco pesantissimo per Bolzano, attaccare in inferiorità numerica con Messina che ha preso a uomo Sporcic. Time out Fusina, time out per la squadra campione d'Italia, capisce il momento importante fino a praticamente la fine di questa gara, poi bisognerà vedere se riuscirà a confermarsi o se sarà invece Fasano ad aggiudicarsi il tricolore. Andiamo Fusina, devo riprendere sempre te, fammi parlare. Allora adesso non mi interessa tanto l'attacco, tanto andiamo in conclusione anche sotto limite di passivo, mi interessa non prendere il più due in contropiede, aspettiamo che siamo tutti e ce la giochiamo fino alla fine, proviamo, prendi, sali più spesso, croci, ora tu prendi un uomo, sali più spesso con lui a sbloccare, fallo, fallo sui 9 metri, andiamo anche col collo indietro, ci danno i 2 minuti, ci danno i 2 minuti, se ci fanno fallo, capito? Hai capito? Ci danno anche 2 minuti se accentuiamo il fallo, dai! Rientra in campo Bolzano, Franco Chionchio. Beh, la dinamica di Fusina è chiaramente coerente al punteggio e al risultato, non vuole prendere assolutamente un contropiede che sarebbe la consegna dello scudetto al Fasano, vuole giocarsela fino alla fine, anche perché in inferiorità numerica non può, deve fare un attacco ragionato. Wittmann, parata di Fovio, attenzione, questa è una parata importantissima. Però fallo, che è stato fallo chiamato in attacco. Bergic su Sporcic, ancora in attacco Bolzano. Bolzano in attacco sotto di una rete. Ancora 20 secondi di inferiorità. Turkovic, Fovio. Fondamento di Dejan Turkovic che ha forzato un po' troppo, ma anche se dopo c'è stata la parata di Fovio, adesso questo è l'attacco, adesso davvero l'attacco decisivo, davvero insomma per cuore forti Fasano, questo finale. Se Fasano si porta su più due, un minuto e mezzo dalla fine. Beharevic, Barzic, Rubino, più uno per la squadra che è in attacco. Rubino, Barzic cadono, in Rebener e Maione. È stato fischiato un fallo. È ritornata la parità numerica. Anche perché De Santi stava andando in porta, giusto fischiare da parte dell'albero e farla giocare. Siamo proprio al limite, un minuto alla fine. E più uno per Fasano. Rubino. Time out Ancona. Time out dei pugliesi. 56 secondi alla fine. Fasano in vantaggio di una rete, ricordiamo che il pareggio darebbe lo scudetto a Bolzano. Time out, sentiamo Ancona. Ragazzi, attacco, non è passivo. Allora, Maio! Allora, Maio! Due a blocco, gesto forte, Maio si sposta al centro della difesa. Francesco Salù largo. O Maio Francesco! O tira! Oh, un minuto! Chiaramente Francesco Ancona ha consegnato le chiavi di questa partita. E responsabilità ai tre giocatori più importanti, Maione, Beharevic e Francesco Rubino. Più uno per Fasano, attenzione che ha recuperato Bolzano, ci sono 50 secondi alla fine, c'è fallo su Radomšić da parte Messina. Di Messina, ricordiamo che l'eventuale pareggio darebbe lo scudetto a Bolzano, qui c'è l'espulsione per Messina,
per il fallo su Radovcic a 46 secondi dalla fine. Che gara, emozioni che si succedono una all'altra. Sembrava tutto favorevole al Fasano anche con la doppia, con la superiorità numerica in questi secondi finali. Poi invece palla recuperata da Bolzano, questo fallo su Radovcic che adesso rivediamo grazie a Gloria Ganassin. È netto, ha dato rosso, ma tanto anche se dava due minuti andava comunque. Messina finiva la partita. A terra però Radovcic, speriamo sia nulla di grave per lui. È stato un colpo al fianco, ecco qua, rivediamo. Siamo fermi con il cronometro per questo fallo. Non vorrei si è fatto male la spalla, Demis. Su Radovcic. Speriamo di no. Si rialza, viene aiutato da Widman e Pirker. 27 a 26 il punteggio in favore di Fasano. Attacco però adesso da parte di Bolzano a 46 secondi dalla fine. Il pareggio darebbe lo scudetto a Bolzano. Questo risultato invece sarebbe favorevole alla squadra del Fasano. Dunque secondi da vivere insieme, gli ultimi di questa stagione della pallamano italiana che vi abbiamo raccontato a partire dalla fase dei playoff. 40 secondi, Turković, potete immaginare anche tutta l'emozione sugli spalti per questi momenti, i momenti dello scudetto. Turković, adesso la palla scotta, Widman, ragazzi. Siamo a 30 secondi dalla fine, Widman, la palla ancora scotta la palla, cronometro che va avanti, Sporcic, Turković. Turković ancora dentro per il Nerebner che ha subito un fallo. Attenzione, siamo a 10 secondi. Deve concludere adesso. Turković prova a farlo. Ancora 5 secondi, 3. C'è il cronometro tempo, fermo. 2 secondi dalla fine. Ci saranno altri 2 secondi. No, 2 minuti esclusione temporanea. 2 minuti a Bearević che ha trattenuto la palla. Per Bearević. Dunque di fatto 2 secondi alla fine con il risultato di Fasano avanti di una rete. Incredibile finale, Kammerer, è il momento decisivo per lo scudetto. Kammerer, Sporcic sotto mano, fuori. Finisce fuori Fasano, la festa di Fasano è il primo scudetto della storia della squadra pugliese, la storia per questa formazione. C'è l'invasione di campo, tutta la gioia. Fasano, campione d'Italia 2013-2014, 27-26. Grandissima sportività da parte di Podini col presidente del Fasano, euforico. Diciamo che io assegnerei 2 scudetti, meritato da parte del Fasano, ma anche il Bolzano ha lottato fino alla fine. Degna finale, grandissimo spettacolo, pubblico eccezionale. Non poteva finire meglio il campionato italiano. Chiaro che c'è un solo vincitore. Bravo Fasano, ma soprattutto bravo anche Bolzano, ecco. La festa di Fasano, diamo velocemente perché siamo in chiusura gli Oscar per la squadra pugliese. Oscar pugliese, ha giocato più di squadra Bearević, ma soprattutto oggi è stata una grandissima partita di Costanzo, ma per me oggi migliore in campo è stato Dejan Turković, autore di 13 reti che da solo ha fatto la metà delle segnature di Bolzano. Comunque bene, merito a tutte e due le squadre. Bene, merito a tutte e due le squadre. Noi abbiamo praticamente finito, dobbiamo dare la linea giusto così perché c'è il basket che ha già cominciato. Dunque io ringrazio la squadra tecnica, in particolare ringrazio Stefania che ci ha dato una gran mano in questa stagione, anche in questa stagione della pallamano sulla Rai, su Rai Sport. Grazie a Gloria Ganassin che ha guidato il tutto dalla regia, naturalmente. Franco, grazie anche a te. Grazie a voi e grazie a te, Giacomo. E noi ci ritroveremo per alla i prossimi appuntamenti, finale. Chissà, ci ritroveremo comunque insieme per i prossimi appuntamenti della pallamano. È tutto qui dal Paragasteiner. Per la prima volta nella storia, la Junior Fasano è campione d'Italia. Grazie a tutti, buon proseguimento con i programmi di Rai Sport.